Per la stagione 2013-2014, Fermo TV canale 218 è la TV ufficiale della Sutor Basket Montegranaro. Segui con noi in diretta tutte le trasferte della Sutor Montegranaro su Fermo TV canale 218. Serviva una vittoria per poter essere più tranquilli in chiave salvezza. Purtroppo così non è stato e a complicare ancor più le cose ci si è messa anche la clamorosa vittoria di Pesaro su Bologna con la bomba di Turner a 2 secondi dal termine del match. Che la partita contro la seconda in classifica Cantù sarebbe stata difficile per la Sutor lo sapevano tutti, in primis recalcati il suo staff e la squadra intera. Il coach Peregrenze aveva chiesto ai suoi giocatori di essere attenti alle palle perse, di non regalare minuti agli avversari cercando di arrivare a giocarsi la partita punto a punto nel finale. Così non è andata, Sakic lo ha detto bene in conferenza stampa. Il coach ci aveva chiesto di fare alcune cose, non le abbiamo fatte. Abbiamo bisogno di difendere per 40 minuti, non bastano 39, figurarsi 20 minuti. Se non riusciremo a difendere per 40 minuti nelle prossime due partite, sarà molto difficile vincerne anche una sola. E questo non ce lo possiamo permettere. Difficile potesse andare diversamente, soprattutto quando l'avvio non è sicuramente dei migliori, con un primo quarto devastante che segna inevitabilmente la partita. 18 a 32 il primo parziale, con un 54% da 2 contro il 58% di Cantù, un misero 20% da 3, 1 su 5 contro il 100% degli avversari, 5 su 5 e 3 palle perse contro una dei Lombardi. Non è bastato un ottimo Mazzola, autore di 19 punti in 33 minuti di utilizzo, con il 66% di realizzazione da 2, 7 rimbalzi e una stoppata per 17 di valutazione e un gran cuore in difesa. Non è bastato neanche un buon Campani, autore di 13 punti, gran lottatore sotto canestro. Non è bastato nemmeno un ottimo Sakic, che dal terzo quarto ha difeso il canestro giallo-blu con i denti, scuotendo i compagni e tutto il Palasavelli, realizzando 15 punti in 32 minuti di utilizzo. Subendo 9 falli, realizzando con il 75% da 2 l'81% ai liberi, catturando 11 rimbalzi e servendo ben 8 assist per un 35 di valutazione, superando anche l'MVP della serata, quel Joe Ragland, che ha fatto quel che ha voluto in campo segnando 26 punti con un 5 su 7 dalla lunga distanza per 34 di valutazione. Non è bastata neanche la solita rimonta dei gialloblu del terzo quarto, dal 47 a 72 del 26esimo al 61 a 74 del 32esimo, con un parziale di 14 a 2 gialloblu decretato da un quintetto atipico costituito da Kudlacek, Sakic, Rossi, Piunti e Mazzola. Solitamente i calzaturieri sono capaci di mettere grinta e cuore e rimontare, ma quando la grinta si trasforma in nervosismo e frustrazione, purtroppo appena si inizia ad arrancare per l'oggettivo divario con gli avversari, sia in termini di qualità del roster che di profondità della panchina, ecco che il nervosismo prende il sopravvento e capita anche che il capitano in 30 secondi si prenda un tecnico e l'espulsione. In questi casi giudicare e puntare il dito è semplice se non si riflette su tutta la situazione che sta vivendo l'intera squadra da molto tempo a questa parte. Inoltre c'è da considerare anche l'atteggiamento poco comprensivo e forse un po' troppo arrogante da parte della classe arbitrale, che anziché pensare al bene di questo sport sembra abbia più a cuore gli interessi economici della Lega, cercando sempre il pretesto per spillare quanto più possibile dalle casse già magre delle varie società. L'immagine più bella comunque resta la standing ovation finale dell'intero palazzetto, che nonostante il risultato finale di 70 a 96, applaude calorosamente i meravigliosi giocatori giallo-blu. Faccio i complimenti alla squadra che gioca bene, chiaramente senza nessun tipo di piacere, è un grandissimo complimento a Paolo Calcagli e al suo staff, che per far giocare così bene una squadra, far migliorare ogni tanto dei giocatori, farli giocare sempre fino alla fine, bisogna avere mani molto solido, una persona come Carlo che ha dell'equilibrio, della responsabilità, il suo marchio di fabbrica, che non si compone mai davanti alle difficoltà, ma dà sempre una speranza. Questa è la più grande lezione che
partita difficile per il valore degli avversari. Sono la migliore squadra nel giro da 3 punti proprio perché hanno questa capacità di muovere la palla. Oggi questa abitudine ha raggiunto anche una percentuale dove sicuramente noi abbiamo concorso, quindi siamo corresponsabili. La partita si è messa subito in modo molto difficile. Sicuramente non abbiamo reagito presto nel modo giusto, l'errore nostro è stato quello proprio di avere una sorta di frustrazione, di impotenza nel momento in cui i nostri avversari facevano tutto bene, tutto giusto, e noi non avevamo la lucidità per fare le cose giuste per rimetterci in partita. Qualcosa di meglio abbiamo fatto nel secondo tempo, quando abbiamo quantomeno lavorato meglio in difesa e siamo stati un pochino più aggressivi, e abbiamo trovato un po' di energia da Sakic, che ha trasmesso energia a tutta la squadra. Dagli altri campi, Roma battuta in casa da Pistoia 75-87, vittoria per Siena contro Brindisi 84-66, vittoria anche per Varese contro Cremona 78-70, sconfitta casalinga per Sassari contro Caserta 92-95, Pesaro vince contro Bologna 79-78. In attesa dei risultati di Venezia-Reggio Emilia, Avellino-Milano che giocheranno il 1 maggio, la classifica vede Milano a 42 punti, Siena e Cantù a 38, Brindisi a 36, Sassari 34, Roma 30, Reggio Emilia e Caserta 28, Pistoia e Varese 26, Venezia, Avellino e Bologna 22, Cremona 20, Montegranaro 16 e Pesaro 14. Il prossimo turno in programma il 4 maggio vedrà scontrarsi Bologna, Pistoia, Reggio Emilia, Cantù, Brindisi, Pesaro, Venezia, Roma, Caserta, Cremona, Varese, Siena, Montegranaro, Avellino e Milano, Sassari.